Un'altra esperienza, un altro racconto di cui abbiamo parlato qui a Pestum è sicuramente l'esperienza, vorrei dire, di Favara, non solo di Farm, dove sicuramente Farm è stato il trampolino di lancio per questa bellissima storia che sa molto di innovazione, di una nuova visione della vita, della nostra terra. E la cosa più bella, a prescindere di quello che è successo dentro le sette cortili, di cosa è successo fuori Farm. Secondo me quello che è da mettere a fuoco oggi è il racconto che è successo fuori Farm. Farm si racconta ormai da sola. Il problema adesso è mettere a regime in un copione unico Favara, e quindi ad esempio con il Museo della Mandorla, che è un altro gioiellino che ancora non molti hanno scoperto. Mi riferisco soprattutto ai tour operator, che ancora stentano a capire l'importanza di questo gioiellino per raccontare un spaccato di Sicilia che ancora oggi è importante da trasmettere. Cosa è stato il mondo della mandorla, ma anche del pistacchio, che cosa è stato il mondo dell'agnello pasquale a Favara. Non ci scordiamo che in tutte le case dei favaresi durante il periodo pasquale si prepara l'agnello pasquale, quindi non è solo le pasticcerie o i laboratori, quindi in ogni singola casa si produce questo prodotto della tradizione favarese. Quindi oggi raccontare tutto questo, quindi raccontare Favara che parte da Farme e tutto quello che è venuto appresso, è divenuto importante e sicuramente farà parte di questo calderone di Art Planner.